V'è un'isola nel mare, non lontana dalle isole beate di Zarathustra, ove sorge un vulcano che sempre fuma. Il popolo e soprattutto le vecchie donnicciole dicono di quest'isola che essa è posta come una roccia dinanzi alla porta dell'inferno e che attraverso il vulcano uno stretto sentiero guidi a quelle porte. Lo Stromboli è uno dei vulcani più attivi al mondo, con esplosioni che si ripetono ogni 5-6 minuti e lancio di lava, lapilli e cenere che superano i 100 metri di altitudine. Questo fenomeno si ripete da più di 2000 anni, tanto da far ritenere lo Stromboli il faro del Mediterraneo, punto di riferimento per i viaggiatori in avvicinamento alle coste della Calabria e della Sicilia. Lo Stromboli è chiamato dai suoi abitanti Iddu, in quanto si credeva che i suoi fenomeni naturali avessero una natura divina. Oggi sappiamo che la sua intensa attività è dovuta alla collocazione tra la placca euroasiatica e quella africana.